Ciao amici, ciao amiche, eccoci qui. Allora, oggi vorrei parlare di una cosa veramente molto seria che riguarda tantissimi, ma dico veramente tantissimi, la stragrande maggioranza, il 99% dei ricercatori, tranne alcune rarissime eccezioni, io. Che non essendo al corrente dell'esistenza dei nanorobot alieni, non si rende conto di alcune cose. Allora, vi faccio un esempio per cominciare, un esempio banale. Se andate in una foresta amazzonica, voi troverete qualche popolazione di indios che naturalmente non hanno mai visto, cosa posso dire, una gru, no? Quelle gru che riescono a sollevare 3-4 tonnellate, no? Ok? Allora andate da loro, gli dite: qui c'è un sasso molto grande, un sasso che pesa tipo 2000 kg, no? E gli dite: sentite, bisognerebbe spostare questo sasso, come si fa? E loro diranno: no, è impossibile, non lo possiamo spostare. Chi lo sposta? No, non ce la facciamo, mi spiace, non ce la facciamo. Allora tu vieni lì e dici: no, no, ma si può fare facilmente. Porti una gru, lo prendono, no? Lo sollevano e lo spostano. E loro dopo diranno: noi che ne sapevamo che esisteva sta cosa? Non lo sapevamo, non lo sapevamo, veramente. A un certo momento tu gli dici: è possibile parlare con un parente vostro che sta dall'altra parte della foresta? E loro diranno: ah, no, come fai? Devi fare tutto il percorso. Dice: no, no, ci va a parlare fra un minuto, non c'è nessun problema. E loro diranno: no, ma che scherzi, io posso strillare quanto mi pare, quello non mi sente, sta troppo lontano. Allora tu prendi un cosetto così, no? Così, da una parte, un altro cosetto così dall'altra, due cellulari, uno lo dà in mano a questo e uno lo dà in mano a quell'altro dall'altra parte della foresta. A quel punto li metti in comunicazione audio-video e lei rimarranno scioccati, diranno: ma com'è possibile? Ma non è possibile! E cioè, non è possibile, avete parlato, e quindi vuol dire che è possibile. Non era lui? Sì, era lui, l'ha riconosciuto? Certo che l'ho riconosciuto. E gli ho fatto pure delle domande, cose che sapeva solo lui. Era lui, era lui. Poi infatti il giorno dopo è venuto lì nello stesso villaggio, ha detto: incredibile, abbiamo parlato, fantastico. Quindi erano proprio, avevano capito che erano riusciti a parlare tramite questi apparecchietti qui a una distanza assurda. In videochiamata, in videochiamata. Questo cosa significa? Significa che se tu non conosci una tecnologia, è chiaro che poi le interpretazioni che ne possono venire fuori sono tutte fantasiose, sono tutte incomprensibili. Allora, a un certo momento io vado dalla stessa persona della tribù e gli dico: lo sai che io ti posso far vivere durante una decina di minuti, anche mezz'ora, un'ora se voglio, una realtà che assolutamente non è quella vera, è come se tu vivessi in un sogno indistinguibile dalla realtà. E lui dirà: no, ma non è possibile, ma come mai, non è vero, ma non è... Vabbè. Non è vero, non è vero, a un certo momento però c'è una tecnologia che ti può far vivere una realtà. Una realtà che può essere una realtà serena, per esempio, che ne so, ti faccio vivere un viaggio alle Hawaii, stai lì nel luau, la sera, con quei profumi buoni del mare, del pesce, della frutta tropicale, con i riflessi della luna sul mare, con una situazione bellissima, te la gusti durante un'oretta, che bello, poi invece finisce la realtà virtuale e tu ti ritrovi dove stavi prima. Ci siamo fino a qui? Diciamo: non è possibile, non è possibile, non è possibile. Ti porti nanorobot alieni che hanno un effetto neurale
di collegarsi direttamente con i ricettori cerebrali, gli stessi che sono collegati agli occhi, alle orecchie, alla pelle, insomma tutti gli organi sensoriali, e ti fanno vivere una full immersion in una realtà virtuale totalmente indistinguibile. Certo, se uno ti avvisasse e ti dicesse guarda, questa è una realtà virtuale, è un'illusione, capito, perché tu stai qui, non stai alle Hawaii, è come se tu stessi sognando, però in una maniera così perfetta che è indistinguibile dalla realtà, allora tu diresti accidenti, che fantastica sta cosa. Però il problema non è che non ti avvisano, non ti avvisano, cioè loro una volta che ti fanno assorbire dal corpo, e queste cose si assorbono anche attraverso la pelle, la respirazione, tutte le parti, perché sono estremamente piccoli, sono come dei droni pilotati a distanza e ti possono far avere la percezione di realtà virtuale che vogliono loro. Chiaramente a loro non gliene frega niente di farti avere un'oretta di vacanza alle Hawaii durante un luau meraviglioso in una sera, no? Magari lì da te è mezzogiorno, però tu stai la sera alle Hawaii, si interrompe la cosa, ti ritrovi dove stavi prima. A quel punto, passato un'ora, non è più mezzogiorno, sarà l'una, però tu hai vissuto sta roba come se fosse assolutamente vera. E se non te lo dicono, guarda, questa è una simulazione, non era vero, se non te lo dicono tu la prendi come verità assoluta. Dici, ma qual è il problema? Il problema è che questo tipo di tecnologia gli alieni la possiedono da decine e decine di migliaia di anni, che loro ci giocano con queste cose, non soltanto ci giocano per divertimento, perché invece di fare un viaggio lungo loro si fanno, dice, a 10 minuti voglio stare, che ne so, al fresco in piscina a godermi la giornata, 10 minuti tac, si fanno sta cosa e ne beneficiano in tutti i sensi, si rilassano e fanno quello che gli pare. Loro per loro lo usano in modo ludico, in modo piacevole, in modo, vi potete immaginare in quanti modi è possibile utilizzare una cosa del genere. Però nel caso nostro, allora, loro lo possono usare come arma contro i nemici, ti fanno vedere che il nemico sta da una parte invece sta dall'altra e ti distruggono. Infatti questi nanorobot possono avere varie funzioni, anche quello di confondere le persone. Loro sono qui da migliaia di anni e ci hanno convinto che esistono gli spiriti, i demoni, gli alieni strani, a insetti e gli alieni cavallette giganti e un bestiario pazzesco di altri esseri, proprio per confonderci le idee. In questa maniera loro ovviamente hanno confuso l'idea a tutta l'umanità, hanno generato una quantità incredibile di religioni. Poi guarda caso tutte queste religioni hanno delle strane creature, demoni, spiriti, dei e roba varia, e comunque è importante rendersi conto che non soltanto ci hanno influenzato nella storia, ed è così che poi hanno dato un'impronta satanista a tutte le religioni, perché tutte le religioni hanno i demoni, persino il buddismo che non ha un dio però c'ha i demoni, e ecco là che hanno inventato, ci fanno vivere tutt'oggi queste esperienze ad alcune persone che poi le raccontano terrorizzate, e ovviamente ci credono talmente tanto che chi li ascolta ci crede pure lui, ed ecco là che ti fanno credere un sacco di cose, tutto per farti credere l'esistenza di questo soprannaturale, per farti credere che qui ci sono un sacco di alieni che vengono e vanno, ma non è vero, sono sempre le stesse due razze aliene, vi l'ho spiegato, sono gli Elohim che vengono da Marte e i nordici che vengono dal quinto pianeta, che non esiste più perché c'è stata una guerra tra i due, e si potrebbe dire che hanno vinto gli Elohim perché hanno distrutto il pianeta dei nordici, ma in realtà la distruzione del pianeta dei nordici ha distrutto anche Marte,
e quindi hanno perso tutte e due, però sono uno di qui sopravviventi, maggior numero erano gli Elohim, avevano queste tecnologie e le hanno usate per confonderci le idee al 1000%. Per questo io dico, attenzione, quando si parla di abduction, quando si parla di ipnosi regressiva, dove guarda caso tutti dicono le stesse cose, e le dicono perché tutti ci hanno avuto queste esperienze qua, guidate come se fossero dei droni da questi nano robot che gli hanno fatto avere questa realtà virtuale. Ma peggio ancora, possessioni demoniache, situazioni di soprannaturale, situazioni più strane che potete immaginarvi, che ci hanno confuso totalmente. E quindi non è che gli alieni vengono da altre dimensioni, da altri universi o da chissà dove, non sono esseri incorporei, non sono esseri che poi possiedono i corpi degli esseri umani. No, no, no e no, non esiste niente del genere. Quindi è un appello che io faccio a tutti gli studiosi: per favore, non fate come fanno gli indigeni dell'Amazzonia, che di fronte a un cellulare, grande magia. Ma che grande magia? Non c'è la magia, c'è la tecnologia, che è completamente diverso. Solo che se voi non sapete che esiste, io ne sto parlando da anni, sono l'unico che ne parla. Faccio un appello a tutti gli studiosi, che io ammiro tantissimo, perché questi studiosi hanno aperto la porta a tutta questa situazione. Io potrei fare i nomi degli studiosi, eccetera, eccetera, però molti studiosi, anzi tutti, perché nessuno ha capito sta cosa, e io la sto però ripetendo, per favore, fatemi considerate queste informazioni che vi sto dando. E tutte le cose si chiariscono in una maniera estremamente semplice e logica. Qui ci sono questi qui che ci governano dietro le quinte e noi crediamo chissà che cosa c'è sta. Questi sono in carne e osso, non sono incorporei. Questi ci stanno confondendo le idee, ed è grazie a questo che ci hanno mantenuti nell'ignoranza e ci hanno sottomessi, è grazie a questo che stanno da dietro le quinte e noi non immaginiamo neanche quale sia la realtà, e crediamo ancora in un sacco di fesserie, in un sacco di religioni, esseri non eterei, demoni, inferni, cose strane, tutti i tipi, quando non è niente del genere. Non è niente del genere, non vengono da altre dimensioni, non sono esseri incorporei, ci hanno confuso le idee il più possibile per renderci quello che siamo oggi, delle vittime. Spero che abbiate apprezzato questo mio sforzo di chiedere a tutti i divulgatori di questo tema, a tutti quanti, per favore, ve lo chiedo per l'amor del cielo, considerate queste informazioni che io vi ho dato, e tutto diventa chiaro e limpido e finalmente logico e comprensibile. Grazie a tutti.